Buonasera e ben arrivati. Questo è il primo video del nuovo blog che è inserito nel sito che mi cura l'ufficio stampa da Napoli, però la pagina del blog Letto Riletto è Letto Riletto Recensito, la curerò io personalmente. Andando all'indirizzo www.salvatoremassimofaccio.it, nel menu proprio c'è Letto Riletto Recensito, ma anche il sito ha cambiato nome, proprio così, sottotitolo Salvatore Massimo Fazio Official Website. Nasce per la passione della lettura, oltre che della scrittura, che io posseggo. Blog si promette di recensire quanti più libri possibili e con delle valutazioni che andranno da 1 a 5, personali ovviamente, e poi con i vostri pareri e commenti se ne può parlare, insomma, come si fa in un blog. Già è stata aperta la pagina Facebook e con questo si inaugura la pagina, il canale YouTube. Saranno dei video brevi per invogliarvi alla lettura di qualsivoglia interessante che possa essere libro nuovo che esce. Tutti gli editori saranno presi in considerazione senza discriminazione fra le grosse major, le medio e le piccole. Principalmente partirò con autori della mia terra per poi divagare un po' da tutte le parti. Avrò dei collaboratori che frattanto vedremo. Bene, cosa dirvi? I primi libri che saranno sottoposti a recensione sono La casa vuota di Fabrizio Nicosì, è uscito quest'anno per AGQCM Edizione, e provo a prendere gli altri. Cioran, un'altra vita, un'altra verità, curato da Antonio Di Gennaro. Il bellissimo Archeologia del concetto di politico in Carl Schmitt di Fabrizio Grasso per Mimesis, e anche di poesia ci occuperemo con questo 13° volume Quaderno italiano di poesia contemporanea edito da Marcus e Marcus, dove dentro vi è anche un autore di Biancavilla che è Antonio Lanza, ha scritto qualcosa bellissimo. Molte poesie belle. E il quinto lo vado a recuperare subito. Sarà L'età del ferro di Simona Castiglione, libro straordinario. Io amo più la saggistica, la ricerca, l'indagine, non mi fido della narrativa. Questo libro è un testo di narrativa edito da Morellini Editore. Editori, edizioni, editore, editore, è una narrativa con un'indagine notevole. A presto, ciao, seguiteci, metteteci i like, iscrivetevi, vedremo nei prossimi 12 mesi cosa avremmo raccolto e quanto avremmo raccolto. Ciao.